Alla scoperta delle bellezze e delle meraviglie di Brescia, qui da Piazza Duomo, parte la nuova edizione di Travel News 24. Siamo sempre qui a Brixia e siamo passati dal Tempio al Teatro dell'Area Romana. Nel frattempo però vi portiamo a Palermo. Alla scoperta di una Palermo mai vista. Per tutto ottobre, nei fine settimana, torna Le Vie dei Tesori, la rassegna che porta alla scoperta delle bellezze più nascoste della città. 90 luoghi tra dimore, giardini e monumenti vengono aperti al pubblico, mentre 120 passeggiate d'autore con giornalisti e scrittori portano fra i segreti di Palermo e dei suoi dintorni. Partner dell'iniziativa è anche Sisiri by Car, che proprio in questa occasione lancia il nuovo servizio di noleggio di auto elettriche per girare la città nel rispetto dell'ambiente. E parte del ricavato dei noleggi dal mese di ottobre sarà destinato proprio alla manifestazione. E allora respiriamo l'arte teatrale qui all'interno della Brescia romana. E mentre ci addentriamo in questa Brescia di estrazione romana, guardate che scorci fantastici per accedere al teatro, io vi parlo adesso di uno dei simboli di Alba, il tartufo. Alba, in Piemonte, celebra il suo oro bianco con quasi 2 mesi di eventi. Parte infatti questo sabato e andrà avanti fino al 27 novembre la storica fiera internazionale del tartufo bianco. Nel programma, come sempre, un mix di gastronomia, folklore e arte. Ci sono infatti gli appuntamenti per il palato con i grandi chef del territorio, ad esempio, ma anche la rievocazione medievale nel borgo di Alba. Tutte le iniziative sono al sito fieradeltartufo.org. E allora scusate amici piemontesi, ma scusa, non potete proprio mancare alla festa del tartufo. Siamo finalmente entrati nell'area parziale di quello che era il teatro romano della Brescia antica, Brixia. E adesso io però vi porto in Trentino, precisamente nella Val di Non. Val di Non in festa per la raccolta delle mele. Siamo ovviamente in Trentino e l'appuntamento l'8 e il 9 ottobre con la nuova edizione di Pomaria. La manifestazione organizzata tra le località di Livo e Rumo porta alla scoperta delle produzioni di questo frutto, nelle sue diverse varianti, ma è anche un'occasione per scoprire i sapori e le bellezze artistiche di questo territorio, con le cene gourmet e con le visite guidate a chiesette e borghi. Il programma si trova al sito www.pomaria.org. E allora addentriamoci all'interno di questo splendore. Il nostro TG si conclude, ma voi potete consigliarci, segnalarci posti dove volete portarci a redazione@travelnews24.it. Alla prossima edizione di Travel News 24.